Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo aggiornamento video. Cosa sono le parachain? Ecco l'argomento del giorno. Diciamo che le parachain sono delle blockchain che vanno in parallelo all'interno della struttura di Polkadot. Come vedete, vado subito in quarta e non mi perdo in chiacchiere per cercare di non prolungare troppo il video. Però per coloro che vogliono capire cosa sono le parachain o aste parachain che si sviluppano al loro interno, è meglio chiarire in prima battuta cos'è una parachain. La parachain è una linea interna parallela che viaggia all'interno del sistema Polkadot e Kusama. Sono connesse, come ho detto, dalla catena di inoltro, sono molto veloci perché hanno bisogno solo di una conferma di validazione e questo lo dico io, non so se l'ho letto ancora. Comunque sono sicure, scalabili, interoperabili e dalla governance gestita tutta da Polkadot e dai suoi algoritmi. La componibilità cross-chain di Polkadot consente di inviare, vedete anche qui il grafico di come funziona, qualunque tipo di dato o di qualunque tipo di risorsa all'interno della parachain. Apre una serie di nuovi casi d'uso e applicazione perché la parachain possono anche connettersi a reti esterne, quindi possono fare con bridge i Bitcoin ed Ethereum utilizzando proprio le bridge tra reti. Polkadot quindi è stata progettata per essere una rete multicatena, una multichain di livello 0, il che significa che la catena di inoltro fornisce sicurezza e interoperabilità a livello 0 per un massimo di circa 100 blockchain di livello 1 collegati come paracatene, parachain, scusate. Vedete come tradurre con Google Translator dà dei problemi poi alla traduzione che suona male, non è che è sbagliata, paracatene, perché parachain significa proprio quello, soltanto che vi ricordo, per chi non conoscesse l'inglese, che poi dà questi problemini un po' di traduzione proprio parola per parola letterale. Andiamo avanti nella descrizione. Economia della parachain. Le parachain possono avere le proprie economie con dei token nativi, schemi con proof of stake. Vengono quindi utilizzati per selezionare dei set di validatori per gestire la convalida e finalizzare l'operazione. Le parachain non saranno tenute a fare nessun tipo di queste cose perché di solito lavorano in modo diverso. Perché, tuttavia, Polkadot non è eccessivamente particolare riguardo a ciò che la parachain può implementare. Potrebbe essere la scelta della parachain di implementare un token di staking, ma generalmente non è necessario. I raccoglitori possono essere incentivati grazie all'inflazione di un token parachain nativo. Potrebbero esserci altri modi per incentivare i nodi di raccolta delle valute che non comportano l'inflazione del token nativo. Anche le commissioni in un token parachain nativo possono essere una scelta di implementazione delle parachain. Polkadot non stabilirà e non ha stabilito regole di comportamento ferree su come le parachain decidono sulla validità originale delle transazioni. Ad esempio, una parachain può essere implementata in modo che le transazioni debbano pagare una commissione minima ai raccoglitori per essere validate e la catena di staffetta farà valere questo tipo di validità. Allo stesso modo, una parachain non potrebbe includere nelle loro implementazioni e Polkadot ne applicherebbe comunque la validità. Esempi di parachain. Come si acquista naturalmente parachain DOT? Polkadot supporta un numero limitato di parachain, attualmente stimato in circa 100 unità. Poiché il numero di tali slot è limitato, ci sono diversi modi per assegnarli. Parachain garantite dalla governance sono allocate dal sistema di governance e quindi, essendo limitate all'interno della on-chain di Polkadot, sono considerate un bene comune per la rete, come dei ponti verso altre reti o catene. Per questo nascono le aste di parachain, almeno in prima battuta potrebbe essere un sistema proprio di vendita di questi slot, come se dovessimo vendere all'asta delle frequenze da assegnare ai primi che verranno a comprare le frequenze di trasmissione radio per i telefonini, quindi per il 4G, 5G, eccetera, eccetera. Almeno questa è la mia idea. Vediamo di leggere in più in dettaglio e capire un po' come funziona. Di solito sono considerate catene a livello di sistema o catene di servizi. Questi in generale non hanno un modello economico e aiutano a rimuovere la transazione della catena di inoltro, consentendo un'elaborazione della parachain più efficiente. Le parachain invece concesse all'asta vengono concesse in un'asta senza autorizzazione. I team di parachain possono fare offerte con i propri token DOT o acquistarli dalla community utilizzando la funzionalità di crowdloan. Scusate, i paratrade hanno la stessa API dei parachain, ma sono pianificati per esecuzioni in base al consumo di un'asta per ogni blocco. Esempi di parachain: catene di consorzi crittografici, catene ad alta frequenza. Queste sono possibilmente catene private che non perdono alcuna informazione al pubblico.
ma possono comunque interagire con fiducia a causa della natura del protocollo, per esempio XCMP. Catene ad alta frequenza, si tratta di catene che possono calcolare molte transazioni in breve lasso di tempo, adottando determinati compromessi o apportando ottimizzazioni. Privacy. Queste catene non diffondono alcuna informazione al pubblico attraverso l'uso di una nuova crittografia. Catene intelligenti di smart contracting. Si tratta di catene che possono avere una logica aggiuntiva implementata su una di esse attraverso l'implementazione di codici noti come smart contract. Quindi un buon momento per investire sicuramente in Polkadot, che andiamo a vedere come si pone Polkadot all'interno della CoinMarketCap, con Bitcoin al primo posto con 1.158 miliardi, Ethereum con 530 in salita, Binance 92, Solana 71 che scavalca quindi Cardano, al sesto posto con 66, circa 67 miliardi di dollari di market cap, settimo per Ripple, ottavo Polkadot, Dogecoin nona. Parachain Polkadot e Kusama, potete osservare che effettivamente abbiamo a livello grafico il sistema della relay chain, ossia la differenza praticamente della parachain. Vedete che proprio vi sono diversi slot a cui interno vanno a convergere, quella che vedete in rosso, una parachain. Quindi tra tutte queste parachain che vedete collegate all'interno della relay chain, questa struttura di progetto può permettere a ogni singola parachain, almeno agli utenti all'interno della parachain, di performare in modo velocissimo le transazioni e a un costo bassissimo. Diciamo che il costo che ho letto in un altro articolo, ma qui non è presente, ma ve lo dico io, è di un solo unità di gas. Quindi il costo sarà bassissimo. E oltretutto la velocità è di una sola transazione, quindi non bisognerà attendere 100, 1000 o chissà quanto. E se quella non viene validata, si riparte tutto da capo, viene annullata e si rifà con una sola velocità esecutiva. Quindi con una sola una transazione soltanto. E quindi gli sviluppatori delle parachain, per creare questo tipo di blockchain, che non hanno molto a che vedere con la blockchain fondamentale, perché qui lo spiega nel dettaglio rispetto a Ethereum, ma la differenza fondamentale è che rispetto a Ethereum le blockchain parachain sono iperveloci, sicure e permettono anche il bridge con Bitcoin, Ethereum, eccetera. Quindi a livello di DeFi è molto utilizzabile, anzi il token DOT potrebbe prendere molto valore grazie a questa sua implementazione che partirà a breve. Quindi al suo interno dovrebbero esserci diverse blockchain. Come vedete gli slot qui sembrano tutti occupati da diverse criptovalute, da diverse blockchain. E l'altro vantaggio, oltre a poter permettere i bridge velocissimi, è che se ci dovesse essere un aggiornamento della parachain, Polkadot assicura che non è necessario effettuare i fork come per caso di Ethereum, che è obbligatorio se c'è un aggiornamento fare i fork, e quindi nel caso delle parachain l'aggiornamento avviene senza fork. Quindi altro grandissimo vantaggio, se non da un punto di vista degli utenti finali, da un punto di vista strutturale della blockchain. Poi naturalmente Polkadot e Kusama stanno proprio sviluppando le parachain con delle aste, e quindi offriranno degli slot ai loro network, e quindi un numero che è flessibile ma soggetto sicuramente a cambiamenti. E ogni parachain ha un parachain dedicato come numero di slot per proprio attaccarli alla relay chain, così come abbiamo visto proprio qui. Vengono assegnati, che so, 100 di queste parachain come slot e poi inserite all'interno di questa struttura molto ampia che le contiene tutte al suo interno a livello zero, vedete? Come dicevamo prima negli articoli precedenti. Quindi le aste della parachain, per esempio qua indicato parachain auction, i partecipanti hanno un determinato ammontare di tempo per piazzare le loro offerte sui progetti che loro desiderano di vedere inseriti all'interno degli slot della parachain di Polkadot, e il loro progetto che naturalmente dovrà essere inserito al suo interno e dovrà essere supportato all'interno di questa struttura della relay chain che le conterrà tutte.
Quindi ragazzi, sicuramente si sta parlando di qualcosa di interessante. Vedete Kraken in prima battuta, Parachain Auction si mette in prima linea per mostrare quali saranno le modalità e quindi si sta muovendo anch'esso come in prima battuta per questo tipo di nuovo sviluppo a livello di blockchain. Sicuramente è molto interessante che vedrà degli sviluppi sia dal punto di vista delle velocità esecutive, sia dal punto di vista degli scambi dei vari token al suo interno, perché c'è anche il bridge e soprattutto anche come valuta del DOT di Kusama, che potrebbero veramente crescere in modo esponenziale. Naturalmente non sono così finanziari, sono delle aspettative che sembrano promettere bene. Grazie ancora, ciao, alla prossima.